Ricetta semplice, gustosa, ricca, bella, opulenta. Che cosa ci mettiamo? Allora, tagliatelle integrali con carciofi, guanciale, ma può mancare il pecorino a casa Mariola? Mai. E il pecorino. Allora, iniziamo subito con che cosa? Vogliamo iniziare con il guanciale? Perfetto. Allora, guanciale è una cosa seria. Veramente seria. Questo qua me l'ha dato, questo pezzettino che è rimasto, che me lo so già mangiato tutto, anche così come fosse prosciutto in mezzo al panino, me l'ha dato Santoro, il Samufficio Santoro, che fanno dei capocolli di Martina Franca da svenimento. E questo è leggermente affumicato, ma non è affumicato diretto, è prima passato con la garza, ad una doppia garza, e poi affumicato. È buono, veramente buono. Quindi guanciale e carciofi, immaginate che bontà, così, pezzettini piccoli che devono rimanere così ovunque. Proviamo a assaggiare, si sente proprio il legno, leggero però delicato, elegante. Vado, questo senza niente, andiamo e facciamo ben stufare il nostro guanciale come piace a noi. No, i croccantini vegani un pochino meno, ok, croccante, ma non esageriamo. Non andate di fretta, piano piano, coccolate, amoreggiate, fatevi una pomiciata con sto guanciale, piano, così, non andate di corsa, piano, tanto dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo. Io sto a 7, non è il massimo, è 9, quindi è forte ma non troppo. Guardate, piano piano sta sudando, grasso veramente ne lascia poco, è proprio come profumo, che bontà, è venuta voglia. In cucina non si sta con le mani in mano, quindi che cosa facciamo? Il nostro fiore. Allora, non so proprio i cimaroli, quelli grossi, però è un buon compromesso, ancora devono arrivare quelli belli grossi. Allora, ma è fresco? Scrocchia, quando scrocchia è fresco. Sentite il rumore? Ah, qua roba moscia che tagli le foglie e non si sente niente. Questo è proprio uno spettacolo. Non dovete essere tirchi. Vedete dove sono arrivato a togliere le foglie? Mano a mano, l'ho tolto fino ad arrivare a questo colore qua. Qua è già tenero, già posso fare così. Si può mangiare. Allora, taglio la parte finale, la punta, scusate. Poi, gambo, faccio così, lo taglio a metà. Questa parte la tolgo con calma, con amore, con tanto affetto. Ne pulisco pure il gambo. Pulisco anche quest'altra parte, così. Dovete accarezzarlo, così. Questo è il coltello giusto. Costa quasi 2,5 euro, 3 euro. Però è lo spirocchino curvo. Poi faremo una cosa pure sui coltelli, così vi dico che cosa dovete comprare. E ci siamo. Poi lo tagliamo. Eccolo qua. Vado, Lo faccio sottile. Così mi piace, va bene. È tutto qua dentro. Ecco. Adesso, spicchietto d'aglio qua dentro. Goccetto d'olio dell'amico mio Agostino. Sommariva. Liguria, vai. Riandiamo al massimo, sempre nella stessa padella. Ecco qua. Carciofo. Veloce. Un po' di sale. Un goccetto di questo qua ci vuole. Poco. Guardate quanto è chiaro il grasso del guanciale. Fantastico. Delle volte viene la roba nera brutta. Così. Ah. Poi un goccetto d'acqua, così rimangono, si cuociono leggermente, piano, morbidi. E poi, come fa mamma Fiorella, la carta del pane bagnata, spengo, a posto, caliamo la pasta. Allora, fettuccine integrali Campofilone, qua c'è tutti amici bravi, solo quelli bravi ne parliamo.
e quelli cattivi li nominiamo più. E Leonardo Carassai, vado, guardate. Oppure mia madre ha detto che sono buona, se lo dice mia madre. Quanto tempo? Boh, ci vuole poco comunque, 5 minuti è pronto. Vedete? Come se fanno i carciofi alla romana, guardate. Perché questo qua fa un effetto vapore, perché chiude, bagnata, chiude, e l'acqua che si... il vapore che fuoriesce dalla verdura cuoce benissimo i carciofi. Tolgo l'aglio, prendo la pasta, vai, guanciale, vai. Okay. Ma che cos'è, ragazzi? Okay, guarda i bei colori. Ah, un po' di acqua e mantecare. Okay, guarda che spettacolo, mamma mia. Con sta musica poi ci sta tutto. Allora, pecorino, piove, no, anzi, nevica. Spengo. Mamma mia, che spettacolo, ragazzi. Sentiamo se il rumore, se è il suono nostro. È quello, lo sentite quanto è un po' bagnato, va? Ecco qua, così, è perfetto. Siamo pronti. Sale non ho messo, una gratta di pepe gli do. Guarda, no, vieni, avvicinati, camera woman, guarda qua, tiè. Vai, voglio assaggiare se va bene, aspettate. Vai, carciofetto, tiè, pezzo di guanciale, che fai in tua mano. Allora, se è buono, è buono, eh. Se no ci devo aggiungere un po' di sale. È da godere, è godimento puro. Quindi, fettuccine integrale, carciofi e guanciale. I carciofi usati, i mezzi romaneschi, non erano proprio romaneschi. Un bacio e un abbraccio a tutti quanti, voglio bene, da casa Mariola. Che bontà ho. Oh.